E allora? Parliamo di campagna. La canozza. È molto legato a questa. Io sono legato alla campagna. La campagna, il problema qual è? Siamo ottimi produttori, pessimi venditori. Dedichiamo tutta la nostra attenzione a curare l'albero, a potarlo, a sistemarlo, ce ne freghiamo altamente perché poi di questo ci autocompiaciamo, ci appaghiamo. Perché poi non ci preoccupiamo di venderlo. Invece i bravi produttori dovrebbero prima vendere la merce, avere la certezza della vendita, cercarsi i mercati e poi cominciare a produrre, come fanno in Emilia Romagna. Sta prendendo piede la consegna porta a porta della merce, prodotti biologici consegnati porta a porta, in Sicilia dove vengono prodotte queste cose o fuori dalla Sicilia. Quando noi riusciremo a commercializzare i nostri prodotti o a trasformarli noi o a confezionarli noi, guadagneremo il doppio di quanto non guadagniamo oggi producendo. Il vino imbottigliato da noi ha un grande successo, ma la gran parte del nostro vino si vende come mosto e come mosto non ci consente manco di pigliare le spese vive della coltivazione. Forse avevo 6 mesi quando nato fino a ottobre, dall'aprile successivo si iniziava con la villeggiatura, poi durava 3-4 mesi in una casa di campagna possibilmente vicino al paese o alla città. E poi la tradizione della mia famiglia, sia dalla parte di madre che di padre, che da Michele, si era tutti agricoltori. È un paese in cui gli agricoltori forse erano il 90% della popolazione. Chiaramente finisce, nonostante siano tanti, col riconoscere gli alberi, col visitarseli, col vedere ad uno se ce n'è qualcuno che ha bisogno di cure particolari, di terapie. Ma io vorrei starci più vicino, per la verità. Finisce che ci sto... Quest'anno ho avuto la fortuna di starci una settimana nel periodo estivo. E poi ogni tanto ci passo l'inverno. Prima di far passare la regione ci stavo tutti una settimana qua, estate e inverno. Qua in vacanza è tutta un'altra storia. Intanto la vera vacanza è staccarsi da internet o dai telefonini. Staccare il telefonino è fondamentale perché se ti tieni in collegamento ti riposi sì, come l'hai visto, sì, ti riposi di meno. E poi la giornata tipo è quella. La mattina esco alle 7:30 più o meno, poi qua, soprattutto d'estate, non si può star fuori oltre le 10. Oggi noi abbiamo avuto qui pomeriggio alle 5:30 41 gradi. Poi dalle 10 in poi si sta a casa, si riesce a fare un bagno, oppure si legge anche, si legge qualche romanzo, qualche libro, eccetera. Oppure si sta sotto gli alberi o tra gli alberi, come vedete una parte dell'argomento, questo di qua dove c'è il trattore, ormai è tutta chiusa, no? E niente, mi mangio una mela se riesco a mangiarla e poi molta frutta a pranzo. E poi la sera, ahimè, nel pomeriggio mangio una frutta anche, la sera mangio una bistecca, quando sono da solo a Palermo e faccio la vita che facevano gli studenti fuori sede. La pasta la mangio una volta alla settimana e poi è importante sottrarsi alla tentazione della televisione, dei film soprattutto, di Sky. Poi l'ideale è dedicare un po' di tempo alla lettura. E poi salgo sopra a mezzanotte. La cosa regolare in questo periodo, mi sono riordinato la vita, dormo a luna. Dall'una alle 7. Dai, vieni qua, piccolina, ciccina, piccola, giù, è bello. Il cirneco dell'Etna è un cane tipicamente nostro, ma lo allevo perché mi piace e lo allevo perché mi piacerebbe andare a caccia. Lo allevo perché ci faccio le stesse passeggiate che ci facevo quando avevo il fucile in mano. Ora non mi va di portare il fucile in mano, non mi va di sparare, anche se di fucili ne ho parecchi. Non mi dispiacerebbe pensare di tornare a caccia, ma il problema sta tutto nelle multifocali che mi impediscono di inquadrare al tempo stesso il bersaglio e il mirino. Questo mi comporta qualche secondo che, grazie a Dio, è provvidenziale per la selvaggina. No, ma poi il bello della caccia, per come la pratico io, è questo. Pur senza fucili è un ritrovarsi in contatto diretto con la natura quando non si sentono rumori, cioè all'alba. La cosa stupenda è vedere sorgere il sole e passeggiare con quel fresco, i cani che impazziscono perché seguono magari una pista, che non so se li porta da qualche parte o meno, ma il solo vederli girare e se si riesce a entrare in sintonia col cane, chiamarlo, farsi seguire, eccetera, e poi scappa anche il coniglio, se la svigna perché non gli si spara, è l'ideale. Io avrò una ventina di fucili, quindi si è voluto speculare anche su questo. Ne ho comprato
sempre in una casa d'aste a Vienna, qualcuno me lo hanno anche regalato, mi hanno regalato due fucili bellissimi, un mio amico parlamentare, me ne hanno regalato uno, mio fratello, un Beretta sovrapposto in occasione del mio 60° compleanno. Il primo fucile che io comprai, allora si poteva avere il porto d'armi a 16 anni, fu un sovrapposto, me lo comprò mio padre, un sovrapposto Beretta, fu per me veramente una conquista. Perché non portiamo l'orno qua? Ma perché fa parte della mia vita ormai. Io certo l'avrei tolta di là, se non che l'ho portata qua perché mi prefiggo di risistemarla. Purtroppo c'è un problema, un carburatore di cui non si trova il ricambio, ma la riaggiusterò sicuramente. Sono legato a quella, ma anche alla mia Saab, con la quale andavo molto veloce sulla Catania-Palermo. La comprai nel 91 quella. L'ultima cosa? Nel 92. L'ultima cosa, ve la chiudo, perché si mangia la carta? Ma guardi, mi mangio la carta perché secondo me... non piglio sigarette, non bevo liquori, sono astemio, non fumo e ora non prendo manco caffè, insomma qualche cosa di anomalo lo devo fare, no? Mezzo vizio. Sì, ho 6 cavalli ma voglio ridurli a 2, vorrei tenere un paio di puro sangue orientale, d'altronde sono la razza più siciliana insieme agli indigeni, ma anche la San Fratellana è siciliana, questa... È un cavallo molto bello, molto stretto, parente molto stretto dell'arabo. E quindi un cavallo di piccole dimensioni, di medio-piccole dimensioni, ma molto armonioso nella linea, resistente nella corsa. Mettendo fa qualche passeggiata. Sì, scelgo il cavallo più vicino alla pensione, diciamo, quello che gli scoccia, perché manco le bombe lo fanno sobbalzare, se ce ne dovessero essere, perché è rischioso chiaramente. Perché col cavallo, a differenza con qualunque altro mezzo, anche la macchina fuori strada, si superano i solchi, i canali, qualche volta si salta anche qualche ostacolo ed è una cosa molto bella qui. Due indomabili. Intanto lui è domato e tutti siamo domati, bisogna vedere chi ci doma e a quali fini, nella corsa, nel lavoro. Qui si vive così. Day by day. Lo volete la ricetta? Il bucatino spezzato, non più di 5 cm, si spezza, non conviene comprarlo già spezzato, è troppo regolare, spezzato, lo si fa bollire, si scola quando è molto al dente, poi si fa raffreddare, fin quando non è completamente freddo in frigorifero. La stessa storia va fatta con pezzettini di peperone, melanzane, che vanno preparate prima, sapete che si mettono in salamoia, eccetera, no? Cipolla, pomodoro e olive nere. Tutta questa roba messa in coppette, piattini, eccetera, va fatta raffreddare. Quando è tutto freddo si mette tutto insieme. L'olio ci va. Si mette tutto insieme, si copre e si fa stare. Se si mangia dopo 12 ore è ancora meglio. Tenete conto che gli ingredienti, se c'è mezzo chilo di pasta, se fossero 1,5 kg sarebbe l'ideale, ma almeno devono essere 1 kg. 1 kg già quando sono fritti, è tutto fritto, eh? Non è una bomba, no? Non sembra. Ma è stata una sorta di piccola cosa che mi sono imposto, non so come si chiamava quando eravamo ragazzi, fioretto, una cosa del genere. L'ho dedicato, è un piccolo grande sacrificio che avrei fatto, soprattutto questo ginseng micidiale. Facevano sto ginseng, lo prende lei in presidenza, che è una cosa. Il caffè al ginseng. No, non il liquore, ci mettono, non so che diavolo ci mettono, cioccolato, panna, non so che diavolo ci mettono, buonissimo. E quindi è un piccolo sacrificio da mettere sul piatto di una bilancia in cui si chiede al Padre Eterno qualche piccola contropartita. No, ho chiesto qualcosa di importante e di fondamentale, devo dire, che non riguarda me personalmente. Non si può dire, veramente. Ci mancasse altro, no?